Quando giungiamo in Sicilia, ci facciamo subito avvolgere dalle atmosfere di Palermo. Ci colpisce il mercato di Ballarò, uno dei più vecchi mercati d'Europa, conservatosi nel corso dei secoli dopo essere stato introdotto dagli arabi, circa un millennio fa. La gestualità e il modo di relazionarsi della gente sembrano retaggio di un mondo passato, atteggiamenti antichi sopravvissuti alla modernità. Siamo giunti a Palermo di proposito per approfondire la storia della Sicilia, che a sua volta coincide con la storia dell'intera civiltà, europea e mediterranea, dagli albori fino ad oggi. Dalla Sicilia infatti sono passati tutti i popoli e le dinastie succedutesi nei secoli, dai Fenici ai Greci, dai Romani ai Bizantini, dagli Arabi ai Normanni, dagli Svevi ai Borboni. Non serve avere una macchina del tempo, basta camminare a Palermo per ammirare le vestigia dei popoli e dei re che vi hanno lasciato una preziosa traccia artistica e intellettuale. Per vivere e visitare la città di Palermo, con lentezza e senza spendere soldi, ci affidiamo ad un signore che in cambio del nostro aiuto nel suo giardino ci offre cibo, alloggio e ospitalità. Le mansioni prevedono raccolta delle arance, potatura, pulizia degli spazi, scavare buche, custodire la casa. A volte, però, ci lasciamo prendere dal cazzeggio. Arancia col più rosse. Davide prova a raccimolare qualche spicciolo. Il nostro obiettivo sono pochi euro, solo per comprare le buonissime panelle. Ragazzi, il famoso pane panelle di Palermo, sono nel posto migliore, dove vanno le panelle migliori. Degno di nota anche il famoso gelato dentro la brioche. Palermo, tuttavia, non è una città perfetta. Quasi apocalittico, eh? Pensa te, passano due persone sulle strisce pedonali per fermare il traffico. No, hai rovinato tutto, dovevi dire che c'è un'epidemia di zombie. Vado a vivere in campagna, tutta la vita.